Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione della Call for Innovation organizzata da Sogin in collaborazione con Digital Magics. La Call for Innovation, SAR, questo è l'acronimo ed è il titolo della Call for Innovation, soluzioni avanzate per i rifiuti radioattivi. Io sono Laila Pavone, sono Chief Innovation Marketing and Communication Officer di Digital Magics e ho l'onore di moderare questo pomeriggio. Abbiamo degli ospiti di altissimo livello, a partire ovviamente da Fabrizio Speranza, che invito subito a dare il benvenuto. Fabrizio Speranza è il direttore programmazione, controllo e ICT di Sogin. Che chiamo sullo stage? A te, Fabrizio. Grazie Laila e grazie a tutti per essere qui con noi. Faccio, diciamo, in questo piccolo saluto le veci del nostro amministratore delegato che ha fortemente voluto questo evento, ma che è preso da un impegno istituzionale improvviso. Doveva aprire, ma purtroppo è stato chiamato a un impegno istituzionale. Quindi intanto vi saluto tutti, avremo modo di approfondire il mio intervento dopo e quindi lascio di nuovo la parola a Laila. Grazie. Grazie Fabrizio, tu hai il dono della sintesi e devo imparare, devo imparare da te. E quindi cercando di essere sintetica, proprio come sei stato tu, do immediatamente la parola al nostro amministratore delegato, Marco Gai, ovviamente Digital Magics. Anche a lui chiedo di darci il benvenuto, insomma, di introdurre questo pomeriggio dove vi racconteremo poi di che cosa. Su cosa lavoreremo? Vi racconteremo il progetto organizzato proprio con Sogin. Marco, a te. Grazie Laila, grazie Fabrizio, buongiorno a tutti. Sono molto contento oggi di poter, insomma, dare un piccolo contributo a questo pomeriggio di lavori che segna, credo, un momento importante. Noi di Digital Magics, siamo, entusiasti di poter partecipare e di poter fare questa call, con Sogin, perché, oggi inizia un percorso importante. I primi 40 giorni dell'attività della Call saranno appunto dedicati a trovare innovazione per un settore che esprime un'eccellenza nel nostro paese, con un'azienda che esprime questa eccellenza come Sogin, ma mettiamo al centro talento, innovazione, start-up e una visione nuova, innovativa anche per portare contributo a casi concreti e casi che magari potrebbero avere una gestione non così semplice. Per questo siamo contenti, siamo orgogliosi di poter partecipare, di essere partner in questa call e siamo orgogliosi perché sono sicuro che emergeranno spunti, emergeranno tecnologie, emergeranno innovazioni, emergeranno opportunità per far ancora una volta emergere la capacità innovativa che ha il nostro ecosistema delle start-up. A me piace sempre definire l'ecosistema delle start-up, che oggi conta più di 11.000 aziende sul territorio nazionale, con oltre 61.000 addetti, come una grandissima industria dell'innovazione dal basso italiana, che ha 11.000 sedi nel nostro paese, che inizia ad avere sedi nelle altre nazioni, quindi una forte componente di internazionalizzazione, e con questi 61.000 addetti, 61.000 lavoratori di innovazione, che insieme sono portatori sani di innovazione e nuove idee. Quindi buon lavoro a tutti noi e sono sicuro che non solo troveremo soluzioni che ci aiuteranno a portare innovazione all'interno del processo con Sogin, ma soprattutto faremo emergere straordinari talenti, rimarcando come il nostro paese con l'innovazione e con le start-up può veramente mettere una marcia
in più e progredire verso il futuro. Quindi grazie mille e buon lavoro a tutti noi. Grazie a te Marco, ricordo soltanto a tutte le persone che sono collegate, che ci stanno ascoltando, abbiamo start-up ovviamente che stanno partecipando al nostro evento, abbiamo anche i media, quindi ringrazio tutti per essere così numerosi, abbiamo ricevuto davvero tantissime adesioni a questo pomeriggio che vuole essere un pomeriggio anche di spiegazioni, lasciatemi dire, siccome di spiegazioni ne avremo tante, abbiamo comunque messo a disposizione una sessione alla chiusura delle presentazioni che vedrete di Q&A, proprio perché ci rendiamo conto che nonostante speriamo che i nostri colleghi relatori ci diano le informazioni, me compresa, che poi vi racconterò molto sinteticamente anche la dinamica della Call for Innovation, le spiegazioni che occorrono a chi dovrà fare poi application, ci sono delle Q&A che si possono fare cliccando sull'icona dedicata di Teams, è un'icona Q&A se l'avete in inglese. O domande e risposte se avete la versione in italiano. Cercheremo di rispondere a tutte le domande durante la diretta e in ogni caso, se arrivassero tantissime domande e non dovessimo riuscire a stare nei tempi, abbiamo destinato due caselle, due indirizzi email, uno per i giornalisti, ufficio stampa, tutto attaccato, @sogin.it, quindi potrete immediatamente entrare in contatto con l'azienda per gli approfondimenti, mentre le startup possono scrivere a Call for Innovation, quindi call 4 for, scritto però con il numero 4, innovation, @digitalmagicscsfinale.com e risponderemo a tutti. Fatta questa premessa, do di nuovo la parola a questo punto a Fabrizio Speranza che ci parlerà. Insomma, il tema è molto interessante, devo dire, perché è un'azienda, credo, unica nel nostro paese, un'azienda pubblica, fa un lavoro molto specifico e la call, tra l'altro, ha una sua, diciamo, esclusività proprio perché le start-up avranno l'opportunità di intraprendere, chi sarà selezionato, naturalmente, un percorso molto interessante, ma di questo parleremo dopo, quindi do immediatamente di nuovo la parola a Fabrizio Speranza che ci parlerà di innovazione nel decommissioning nucleare. A te Fabrizio, grazie. Fabrizio, hai mute e non ti sentiamo. Scusatemi, volevo dire, prima sono stato fintamente breve perché sapevo che avevo a disposizione questo spazio dove mi sarei ripreso praticamente tutto. Allora, cominciamo un po' a guardare cosa fa Sogin. Sogin è un gruppo, quindi è composto dalla Sogin stessa e da una controllata molto operativa che si chiama Nucleco, che è il nostro braccio, appunto, braccio operativo, e siamo la società nazionale di decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi. Siamo una società che non ha fini di lucro, nel senso che svolgiamo questo servizio, siamo una società del MEF, quindi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a diretto controllo del Ministero dello Sviluppo Economico, e veniamo pagati dalla tariffa A2 della bolletta elettrica e non possiamo fare margine sulle nostre attività. Siamo attivi, come abbiamo detto, sul decommissioning, la gestione dei rifiuti radioattivi, e supportiamo anche in questi campi anche carabinieri, istituzioni locali che hanno problemi che non sono connesse ai nostri impianti. Quella che vedete sulla cartina che è proiettata è la cartina dell'Italia dove siamo presenti. Come vedete, abbiamo quattro centrali, che sono le centrali colorate in verde, che sono a Trino Vercellese, Caorso, che è in provincia di Piacenza, a Latina e a Garigliano, che è vicino Formia.
Quelle che trovate colorate in grigetto scuro sono invece, quindi queste erano quelle che vi ho appena detto, sono le vere e proprie centrali di potenza di una volta, quelle che producevano energia elettrica da nucleare. Sono spente dal 1986 e poi la bonifica è stata avviata soltanto molto dopo ed è tuttora in corso, di quello ci stiamo occupando. Gli impianti che vedete segnati in grigio scuro, che sono a Saluggia, in provincia di Vercelli, a Bosco Marengo, in provincia di Alessandria, a Casaccia, che è qui alle porte di Roma, e a Rotondella, che è in provincia di Matera, sul Mar Ionio, sono invece ex impianti di gestione di combustibile nucleare. Oltre a queste 16 è stata affidata da circa 2 anni lo smantellamento e il decommissioning di un centro europeo di ricerca nucleare che vedete segnato in azzurro, che è a Varese, nel comune di Ispra, e questo è diventato il nostro nono impianto. Di Nucleco, che trovate sempre a Casaccia, vi ho parlato, è una nostra società, una nostra controllata, che svolge bonifiche nucleari per noi, ma anche per altri. Oltre a quello che vi ho detto, abbiamo una sede a Roma, una sede a Mosca, con cui gestiamo dei progetti che derivano dal G8, quindi dei progetti di cooperazione con la Federazione Russa che derivano dal G8, e una sede a Bratislava perché abbiamo vinto una gara piuttosto importante per lo smantellamento di un reattore slovacco. Oltre questo, parliamo adesso un po' di decommissioning nucleare, perché poi è la cosa con cui vi dovrete confrontare principalmente all'interno della call. Abbiamo detto che noi facciamo decommissioning nucleare, ma cos'è questo decommissioning nucleare? Intanto è il nostro core, il nostro processo assolutamente principale. È il processo che è alla fine del ciclo di vita di un impianto nucleare, quindi un impianto nucleare che da quando viene progettato, costruito, gestisce la sua produzione di energia, poi alla fine deve essere smantellato e l'area bonificata. Quindi immaginate che è un processo molto complesso, tenete conto, e questa è la parte più qualificante e complessa del nostro lavoro, che costruire è molto più facile di smontare, al contrario di come si può pensare. Immaginate che abbiamo a che fare con materiali che sono stati a contatto con la reazione nucleare per produrre, quindi con la reazione fissile, per produrre energia elettrica. E quindi abbiamo a che fare con materiali contaminati, mentre quando costruiamo l'impianto è pulito. E quindi questa parte qui è la parte di maggiore complessità di tutto il nostro operare. Il decommissioning è un processo complesso, composto da altri sottoprocessi, tutti particolarmente critici e particolarmente importanti, a partire dal mantenimento in sicurezza, la gestione del combustibile nucleare esaurito. Le barre che hanno prodotto energia sono fortemente contaminati e quindi sono la parte più complessa da gestire. Lo smantellamento e la decontaminazione di tutte le strutture, quindi immaginate lo smontaggio di oggetti che possono essere più o meno lievemente contaminati o anche non contaminati, la gestione dei rifiuti, ma prima di questo mi preme sottolinearvi la minimizzazione di questo rifiuto. Il nostro lavoro è principalmente quello, e poi se quando ci conosceremo meglio lo capirete di più, noi facciamo da sempre minimizzazione del rifiuto, perché quindi siamo, diciamo, un operatore di economia circolare ante litteram, perché per la gestione del rifiuto nucleare è particolarmente costosa e quindi il sistema è tutto basato sul cercare di minimizzare il rifiuto, ottenere il massimo riciclo possibile. E poi infine la caratterizzazione radiologica finale del sito che deve essere rilasciata alla collettività così come è stato trovato. E quindi privo di vincoli radiologici, completamente smontato, senza rifiuti, assolutamente da poter riutilizzare per qualsiasi altra attività umana a cui la collettività lo vuole
lo voglia riconsiderare o riadattare. Altra cosa che facciamo è la gestione di quello che sarà e che dovremo progettare, prima costruire, prima localizzare, quindi quando finalmente ci daranno la possibilità di costruire, è il deposito nazionale dove dovranno essere stoccati tutti i rifiuti che provengono dai lavori, quello che resta dopo che vi ho detto quello che è stato così minimizzato, ma comunque produciamo del rifiuto nucleare, questo dovrà finire dentro un unico rifiuto, dentro un unico deposito nazionale che dovrà essere opportunamente localizzato e costruito. Per il momento li teniamo dentro depositi, teniamo i rifiuti dentro i depositi che sono costruiti su ciascun sito e successivamente invece dovremo trasferirli in quando sarà costruito il deposito nazionale. Oltre alle cose che facciamo in Italia, siamo presenti, come vedete, da questa cartina, in moltissimi paesi, sia europei che extraeuropei. Le collaborazioni, i progetti e le attività che facciamo in Europa sono principalmente riconducibili ad attività comunitarie, mentre quelle che si svolgono, diciamo, le nostre collaborazioni, i nostri progetti, in Estremo Oriente, che sono gli ultimi arrivati per ordine di data, sono comunque invece con operatori locali di energia e di energia nucleare. Ecco, questo vi ho parlato del deposito. Il deposito è la struttura che ci consentirà, quando sarà costruita, di stoccare in un unico luogo sicuro, centralizzato, tutto il rifiuto nucleare, tutto il rifiuto nucleare nazionale, ed è un luogo di circa 150 ettari, di cui 110 dedicati a vero e proprio deposito di materiali e di rifiuti, mentre un'altra parte della zona sarà dedicata a parco tecnologico che in realtà è un parco dedicato a, non ha a che fare con il rifiuto, ma è un parco, un vero e proprio parco di ricerca. Faccio un minimo di digressione sul deposito. Perché? Perché si può pensare a prima vista che il deposito serva esclusivamente per il vecchio nucleare, il nucleare di energia, quindi che sia una cosa che un problema che riguardi il passato. Ahimè, non è così, nel senso che è vero che i rifiuti che provengono dallo smantellamento delle nostre centrali sono una buona quantità, seppur non una quantità enorme, come vedete sono 78.000 metri cubi, però consideriamo anche che c'è una gran quantità di rifiuto che viene prodotta ogni giorno da attività medicali ed attività industriali. Vi faccio esempi per tutti che purtroppo sono alla portata comune, sottolineo purtroppo perché parlo di radiodiagnostica, radioterapia, insomma sapete quanto la medicina nucleare comunque stia diventando sempre più diffusa e sempre più pervasiva, ma anche usi industriali, radiografie industriali, piuttosto che anche piccoli inquinamenti da ritrovamento di sorgenti che stanno dove non, sorgenti di radioattività che stanno dove non dovrebbero stare. Parlo di attività tipo gli alluminifici che si trovano ogni tanto all'interno del rottame di alluminio che arriva per essere ritrattato. Più volte sono stati trovati sorgenti che poi, come vi dicevo prima, carabinieri e strutture ci hanno chiamato poi a gestire e a bonificare l'impianto. Quindi il deposito non riguarda il passato, il deposito riguarda il presente e il nostro futuro, e credo che prima il paese riuscirà a mettere in pista il processo per la sua localizzazione e definitiva costruzione, e prima riusciremo a dare un esito certo a tutto quello che vi ho fatto vedere fino adesso. Veniamo ora a parlare dell'innovazione. Allora, noi siamo da un po' che Sogin sta lavorando sull'innovazione digitale
e ci dotiamo sempre di più di tool e sistemi a supporto delle tre aree funzionali che vi ho descritto in questa slide. Un'azienda complessa come Sogin ha tre grandi aree funzionali, che sono la parte corporate, consentitemi, un po' i sistemi un po' più amministrativi, più dedicati al personale, più dedicati appunto alle attività interne. Ha tutta una parte molto importante di sistemi a sostegno e a supporto di quelle che sono le attività progettuali, impiantistiche e realizzativi, quindi sistemi di program e project management. Considerate che i nostri progetti lavorano su tutti i siti che vi ho fatto vedere, quindi contemporaneamente ci sono cantieri grandi e piccoli che vanno avanti su tutti gli impianti che avete visto, e non solo cantieri, perché poi il progetto prima del cantiere ha bisogno di tante altre attività che sono la progettazione, le autorizzazioni, gli acquisti. Quindi prima di arrivare in cantiere c'è tutta un'attività che deve essere svolta per poterci arrivare in cantiere. Ecco, noi siamo dotati di sistemi di program management che supportano tutta questa catena, e quindi anche su questo stiamo innovando. E poi ci sono i sistemi core, li ho lasciati per ultimo perché quello di cui stiamo parlando è un vero e proprio sistema core. Poi l'ingegner Bruno vi racconterà il progetto su cui la call si vuole innestare. È un progetto di appunto gestione di oggetti e materiali radioattivi, integrato in blockchain. Ecco, in tutte queste tre aree dove sviluppiamo sistemi, cerchiamo di utilizzare tecnologie, e lo faremo sempre di più, tecnologie digitali e innovative. Vi ho citato l'intelligenza artificiale, il machine learning e i DB non relazionali per quanto riguarda i sistemi di program e project management, e poi per la parte di cui stavamo parlando, che è la parte che ci riguarda un po' di più, la blockchain, perché appunto la stiamo utilizzando su questo progetto, ma poi avremo anche bisogno di robotica, di human augmentation, di gemelli digitali e di connettività di tipo diverso. Allora, questi sistemi li facciamo per noi, perché in primis utilizziamo quello che facciamo, perché non si può vendere se non si usa quello che si cerca di vendere, se non si sa usare, quindi li sviluppiamo per noi, li facciamo vedere alla IAEA. La IAEA, per chi non lo sapesse, è l'ente internazionale di controllo dell'energia, l'agenzia internazionale, l'agenzia dell'ONU di controllo dell'energia nucleare, e diciamo, otteniamo il loro consenso, i loro consigli. Una volta che l'abbiamo ottenuto, è una sorta di bollino che ci consente di poterci proporre con più forza sul mercato, quindi di proporre i tool con più forza sul mercato, ma ci consente anche di essere un partner IAEA, che, come vedete, vi ho fatto vedere sulla slide, siamo un centro di knowledge e transfer e di training dell'agenzia. E abbiamo una certificazione che va fino al 2023. Quindi questa è da una parte una garanzia di qualità per noi, ma anche una garanzia di qualità per chi ci contatta e ci innesca su progetti diversi. Allora, una delle cose che troverete, e qui mi soffermo un pochino, una delle cose che troverete di diverso rispetto alle call a cui siete sicuramente abituati a partecipare, è una norma del regolamento che vi dice che dovrete essere, per poter partecipare alla call, essere qualificati all'albo Sogin. Ho messo una sezione di slide dedicata a questo, proprio perché voglio tranquillizzare tutti che è una cosa particolarmente semplice. Adesso proverò a raccontarvela un pochino anche in maniera semplice, oltre che essere semplice lei. Dobbiamo fare questo. Perché Sogin è, come abbiamo detto, una società pubblica, come tale è soggetta al codice degli appalti, che spesso viene visto come un ostacolo, ogni tanto lo è, ma comunque è sintomo di trasparenza e di garanzia per tutta la collettività, perché dice che i soldi pubblici devono essere spesi in un certo modo, quindi gli acquisti devono essere effettuati in un certo modo, e quindi la call
in questione, il regolamento della call che abbiamo messo in campo, è un regolamento che deve essere conforme a questo codice degli appalti. È stato un lavoro interessante fare e quindi quello che troverete è una sintesi dell'essere una stazione appaltante di diritto pubblico con la voglia di fare innovazione. Quindi il fatto di essere, di dovervi qualificare, anche se può spaventarvi, credo che non lo debba fare perché abbiamo fatto uno sforzo di assoluta semplificazione aprendo una sezione di albo dedicata esclusivamente alle startup e le PMA innovative, cercando di togliere tutte quelle che sono le sovrastrutture per della qualificazione che chiediamo diciamo, ad aziende più mature e magari più strutturate, che quindi hanno più possibilità di fare carta, fare burocrazia. Vi assicuro che nel vostro caso è stato assolutamente tutto eliminato. L'albo delle PMI, delle startup innovative di Sogin, si articola in quattro sottosezioni. Vi sottolineo, ve lo dico, ma lo troverete risottolineato diverse volte, per poter partecipare alla call, cioè per poter essere presi in considerazione, per poter vincere, dovete iscrivervi a una di queste sezioni dell'albo. Allora, le vedete, sono queste quattro che ho identificato nella slide. C'è una sottosezione che è di infrastrutture digitali, una sezione che è di robotica, una sezione che è di human augmentation, quindi virtual piuttosto che gemello digitale, piuttosto che la combinazione di tutte quelle che sono queste tecnologie, e poi c'è una quarta sezione che è quella dei device, delle platform e della gestione degli IoT. Abbiamo aperto quattro sezioni, anche se in realtà quella di questa, diciamo, quella di questa call è un po' a cavallo tra infrastrutture digitali e device e platform. Perché? Perché comunque sia pensiamo che questa sia la prima di una serie di call e che comunque sia la nostra innovazione digitale comunque sarà fatta indipendentemente con o senza call, e la possibilità di poter parlare con delle startup e delle PMI innovative ci serve anche su quegli altri due ambiti che in questo momento magari sono non sono su questa, diciamo, di interesse di questa attività, quindi la human augmentation e la robotica. Quindi, come vedete, la nostra innovazione digitale vuole spaziare a 360 gradi, anche se la call è semplicemente dedicata un po' più ad alcuni temi. Requisiti per iscriversi a questa sottosezione di albo sono semplicissimi, ovvero sia dovete essere iscritti agli albi riferimento presso le Camere di Commercio per startup innovative e PMI innovative, e poi avere un minimo fatturato, veramente minimo, lo trovate segnato nei requisiti, ma si tratta veramente di poca roba, e di aver appunto realizzato un progetto o N progetti per quella quantità di fatturato su quella tipologia di attività per la quale state chiedendo l'iscrizione. Come avviene questa cosa? Avviene molto molto semplicemente. C'è un portale acquisti qualificazione di Sogin. In questo portale acquisti e qualificazione non dovete fare altro che entrare, prendere visione della documentazione, registrarvi con i dati che vi chiede, scaricare e compilare e firmare digitalmente il modulo di adesione, scegliere la porzione di albo dove volete essere qualificati e riuploadare la domanda con tutti gli allegati previsti. Dentro questa sezione trovate le informazioni per la struttura di Sogin che è a vostra disposizione, che potete chiamare per avere informazioni e supporto su questo processo che, per quanto semplice, comunque magari è la prima volta che lo compite. Vi assicuro che troverete massima collaborazione, e quindi a quel punto, avendo applicato la call, avendo fatto questa iscrizione all'albo Sogin, potrete proseguire nella
nel percorso della call, quindi potete anche applicare e non iscrivervi all'albo, però non potete essere presi in considerazione poi per la fase finale. D'accordo, io ho finito e lascio di nuovo la parola a Laila. Grazie Fabrizio, ti faccio io una domanda, ma intanto grazie perché chiaramente voi siete un'azienda pubblica e questo chiarimento, questo aspetto burocratico che voi avete semplificato al massimo era importante comunque da chiarire, ma se io mi metto nei panni della startup e faccio application, noi poi vedremo che la chiusura della call è fra 40 giorni circa, anzi 39 e qualche ora. Posso farlo nel frattempo o avete bisogno che la startup comunque prima faccia questa qualificazione e poi faccia application? Cioè si può fare in contemporanea nei prossimi giorni o è una cosa che deve essere fatta precedentemente all'application che poi la startup fa in piattaforma? Laila, guarda, a me importa che al momento in cui l'idea, il progetto della startup viene preso in considerazione, la startup sia iscritta all'albo Sogin, d'accordo? Che voglia fare prima uno o prima l'altro, alla fine tendenzialmente poco importa. Devono sapere però che il cancello per passare alla fase di selezione è comunque quello di avere entrambe le, quindi aver fatto applicazione da una parte e l'iscrizione dall'altra. È capibile perfettamente che la dimensione di alcune aziende, eccetera, non è che deve essere tutto per forza ordinatamente svolto, però che ci siano i due requisiti, quindi l'aver presentato un progetto e l'avere il requisito per essere iscritto all'albo Sogin, e per poter andare avanti e per poter essere presi in considerazione nella scelta dei finalisti e nelle fasi successive, questo è assolutamente indispensabile, d'accordo? Dico anche che chi volesse iscriversi, approfitto, all'albo, magari anche se non ha intenzione di partecipare alla call, lo faccia perché abbiamo intenzione di usare molto l'albo dell'innovation e di utilizzarlo anche per cose diverse, magari anche un po' più piccole, ma comunque più smart da realizzare rispetto a quella che stiamo chiedendo. D'accordo? Perfetto, quindi grazie per il chiarimento. Ci sono 40 giorni sostanzialmente, anzi diciamo 39, per fare application e per registrarsi al portale dedicato, alla sezione dedicata. Allora, continuiamo a parlare di innovazione. Voi siete un'azienda che per definizione sta facendo una grandissima innovazione e lascio a questo punto la parola. Scusate, noi siamo molto informali, quindi io non ti ho dato non ti ho chiamato ingegnere Fabrizio, così come mi permetto di dare subito la parola in maniera totalmente informale alla Digital Magics a Flaviano Bruno, che è il responsabile dell'area rifiuti radioattivi e materiali nucleari Sogin. Ci parla di innovazione nella gestione dei rifiuti radioattivi. Grazie ancora, Fabiano, a te la parola. Grazie Laila, grazie di questo passaggio. Amo l'informalità, quindi è perfetto questa informalità e i titoli, diciamo, sono un qualche cosa un po' meno utile in questa attività. Sono Flaviano Bruno, lavoro in Sogin da una ventina d'anni circa e mi occupo da alcuni anni per la parte rifiuti radioattivi e materie nucleari. E quello che vi andiamo a presentare oggi è il nostro progetto generale di innovazione nella gestione dei rifiuti radioattivi. Ovviamente questa call copre una parte di quelle che saranno poi le nostre necessità, ovviamente ci saranno poi in futuro altre necessità. Vi spiegheremo quello che stiamo facendo fino ad ora e quello che appunto intendiamo fare nel prossimo futuro. Quindi vi faccio una breve presentazione appunto di quelle che sono le nostre attività. Prima di tutto un breve video su quelle che sono. Un attimo che mi sa che. Scusate, mi si è sganciato un attimo. Eccola, lo sapevo. Succede, Mi si è non ti sganciato. preoccupare. Okay.
succede anche nelle migliori famiglie, come si dice, quindi sì. Okay. Nel frattempo ricordo a tutti che c'è una sezione prevista per le domande, se le volete fare, e comunque stiamo aprendo un canale di comunicazione che inauguriamo oggi, ma che andrà avanti sia lato Sogin sia lato Digital Magics. Siamo a vostra disposizione per chiarire qualunque tipo di informazione, domanda. Vedrete poi che nella piattaforma dedicata ci sono tutti gli approfondimenti del caso. Se Flaviano hai ripreso il... Sì, sì, ho ripreso, quindi un breve video di quello che sono le attività che abbiamo svolto fino adesso e quindi dell'applicativo che stiamo mettendo in piedi e che sarà il cuore del sistema del nuovo sistema di gestione di rifiuti radioattivi. L'applicativo informatico di gestione a oggetti radioattivi è un sistema per la pianificazione, la gestione e il monitoraggio dei processi su materiali e rifiuti radioattivi. I processi che gestisce sono altamente regolati e controllati. Per rendere ancora più forte la validazione dei processi di gestione, Sogin ha integrato nell'applicativo tecnologia blockchain pubblica e permissionless. Perché utilizzare la blockchain per la gestione dei rifiuti radioattivi? La blockchain è un registro distribuito con blocchi validati e organizzati in una catena sequenziale, in cui i dati possono essere solo aggiunti. Questo consente di ottenere standard di integrità particolarmente elevati. Per questo Sogin ha deciso di utilizzare la blockchain per la gestione dei rifiuti radioattivi. I blocchi del registro infatti sono uniti tra loro tramite collegamenti crittografici incorruttibili. Essi sono costituiti da un insieme di singole transazioni, cioè modifiche di un record. Le singole transazioni sono criptate con una funzione hash, sia nel caso di modifiche di dati che nel caso di modifiche di file multimediali. La gestione di dati di qualsiasi dimensione con tecniche crittografiche comporta che la dimensione di hash relative a qualsiasi modifica sia sempre la stessa. La transazione generata viene crittografata, validata dalla rete e inserita insieme alle altre transazioni nell'ultimo blocco disponibile. Ogni blocco ha un unico hash. L'hash del blocco successivo è calcolato sulla base del precedente. Il blocco successivo è quindi pronto ad essere popolato con nuove transazioni. Vediamo alcune applicazioni sui processi Sogin, in cui la tecnologia blockchain garantisce tracciabilità, trasparenza e verificabilità. Partiamo con la raccolta e movimentazione di oggetti radioattivi. I contenitori sono etichettati e caratterizzati per mezzo di analisi e misure delle proprietà chimico-fisiche e radiologiche. L'etichetta riporta le principali informazioni necessarie all'operatore nella fase di gestione. Altro esempio di processo è il trattamento e condizionamento dei manufatti finali. Per una sicura gestione, tutti i processi sono controllati e registrati in modo particolare nelle fasi di trasporto e stoccaggio. Ultimo esempio di processo è il conferimento finale al deposito nazionale per smaltimento o stoccaggio a lungo termine. Una marcatura temporale e finale nella blockchain fa in modo che tutti i dati relativi allo stoccaggio a lungo termine del manufatto siano validati. Il contenuto di tutte le transazioni nella blockchain resta sempre trasparente e verificabile. Grazie ad una metodologia anti-manomissione, ogni transazione e il suo contenuto non può essere modificata. Anche la modifica di un singolo bit di dati, infatti, porta alla rottura della catena. Nella blockchain non sono conservati dati in chiaro, ma solo in forma crittografata. Grazie a questo approccio, l'integrità dei dati può sempre essere verificata e garantita. Con la tecnologia blockchain, Sogin garantirà quindi la preservazione della memoria sui rifiuti radioattivi per le generazioni future.
spero che sia tutto chiaro quello che abbiamo detto fino ad ora. Torniamo alla presentazione. Non ho capito perché mi salta ogni volta che passo da una slide all'altra. Speriamo che non continui a saltarmi. Scusate, ma... No, figurati, non è un problema, perché faccio solo un piccolo commento che da, diciamo, cittadina italiana, questa piattaforma è molto tranquillizzante, nel senso che il fatto che venga utilizzata la blockchain è una garanzia totale per noi, come dire, per la società, visto che si tratta comunque di materiale molto molto delicato, direi tra virgolette scottante, se mi passi il termine, e questa piattaforma è veramente una piattaforma che, se non dovessi, come dire, tenere conto delle mie competenze, dell'esperienza, ma facessi finta di essere una persona che anche non capisce nulla di tecnologia, ma sa che la blockchain sicuramente ha degli aspetti di in termini di tutela molto forti, è veramente un lavoro eccezionale, e credo che poi su questo ci sarà ancora da dire, ma ti lascio la parola. Sì, grazie Laila. Adesso mi dà un segnale, dice che la condivisione dell'audio di sistema è stata sospesa, io spero voi mi stiate sentendo. Oh. Guarda, io ti sento benissimo. Ok, perfetto, ok. Allora, adesso vediamo un po' il sistema nel suo complesso, le fasi di sviluppo del sistema e in particolare la prima e la seconda fase. Il sistema nel suo complesso di fatto è un sistema che stiamo costruendo, è un sistema basato su tre shell concentriche. La shell più interna è il cuore del sistema e di fatto è costituita dall'applicativo informatico di gestione oggetti radioattivi che stiamo mettendo in piedi. Le shell intermedie e le shell esterne servono invece a collegare il cuore del sistema con una serie di altri sistemi di gestione dei rifiuti radioattivi, quindi con sistemi di caratterizzazione o con sistemi di trattamento dei rifiuti per quanto riguarda la shell intermedia, e con tutti i sistemi di posizionamento, anche posizionamento eventuale GPS, per quanto riguarda invece la shell esterna. Quindi ci permette in questo modo di garantire la piena tracciabilità di tutti i processi e soprattutto di garantire anche un altro elemento, di garantire cioè che non sia possibile o comunque sia molto ridotto il problema di un eventuale errore umano nella gestione del dato, quindi per esempio nel trasferimento del dato dai sistemi dai sistemi quindi di caratterizzazione e trattamento a, per esempio, al database Igor, all'applicativo Igor. Il sistema quindi è composto complessivamente da un applicativo informatico gestione oggetti radioattivi, che come abbiamo detto rappresenta la shell più interna, da bridge di collegamento che servono a standardizzare i dati in uscita dai sistemi di gestione e a trasferirli verso il sistema centralizzato, e quindi con bridge con sistemi di misura radiologica, con sistemi di analisi chimico-fisica, con macchinari di trattamento. E poi ci sono i sistemi di collegamento con appunto i sistemi di posizionamento, sia interni ai nostri siti che esterni, quindi eventualmente con sistemi di posizionamento GPS. Ovviamente il tutto va gestito poi all'interno di procedure operative, perché come abbiamo detto il nostro è un ambito strettamente regolato e strettamente procedurizzato. In questa slide abbiamo una visione un po' trasversale, un po' schematica di quelle che sono i componenti e di quelle che è la distribuzione dei componenti nelle varie shell. Se parliamo invece del cuore del sistema, quello che stiamo sviluppando, di fatto il sistema è composto da un database, da dei motori di workflow, da alcune interfacce che servono appunto a interfacciare con l'utente di fatto, e poi da un sistema di garanzia che garantisca sicurezza e protezione dei dati e delle informazioni raccolte, ed è proprio quello di cui parlavi tu Laila, che è il sistema blockchain, che ci permette quindi di garantire, di validare la tracciabilità di ogni transazione nelle informazioni, e quindi di garantire la tracciabilità dei dati anche per le generazioni future. La garanzia che deve dare Igor è una garanzia
piena, perché deve dare sia la garanzia che i dati e le informazioni all'interno del sistema siano correttamente conservate. Deve garantire anche che tutte le funzionalità del sistema restino integre e deve garantire l'accesso ai dati e l'accesso solo a chi è autorizzato ad accedere ai dati. Ed è per questo che utilizziamo sistemi di encrypt, per esempio, per fare un encrypt delle transazioni e quindi poter poi dopo gestire nella parte esterna del sistema soltanto dati criptati. Gli obiettivi del sistema sono quelli di avere un sistema unico aziendale, uniformato aziendale, innovativo, omogeneo, che quindi garantisca un'omogenea applicazione di tutte le terminologie e classificazioni. Questo per fare in modo che ci possa essere anche un'ottimizzazione in tutti i processi di gestione, anche di sinergie tra siti, e quindi non solo di ottimizzazione sui siti, e quindi andare verso quella che è uno degli obiettivi primari della gestione dei rifiuti radioattivi, che è quello della minimizzazione del volume del rifiuto, oltre che della minimizzazione della produzione proprio del rifiuto. E poi appunto la piena tracciabilità di tutti i singoli processi. Altri componenti del sistema, e qui ci riferiamo alla shell intermedia, alla shell esterna, sono appunto i bridge di interfaccia. I bridge di interfaccia che servono appunto ad interfacciare i sistemi di gestione rifiuti con il sistema centrale di gestione delle informazioni. Questo sia a livello locale e sia a livello centrale. I sistemi per cui è necessario sviluppare dei bridge sono riassunti in questo elenco appunti, quindi sono sistemi di misura radiologica, sistemi di analisi di caratteristiche chimico-fisiche, sistemi di pesatura, sistemi di variazione volume, sistemi di trattamento chimico. Altri componenti del sistema per la shell più esterna sono in quelli invece necessari ad interfacciare l'applicativo informatico gestione oggetti radioattivi con la posizione del nostro oggetto. E in generale va evidenziato che questo necessita di fatto anche una modifica di alcuni processi interni, quindi per esempio la necessità di installare su ogni oggetto un tag che può essere un semplice barcode o QR code oppure un RFID, e poi dei sistemi di lettura. E questo almeno per quanto riguarda la gestione all'interno dei siti. Per quanto riguarda invece il posizionamento nei trasporti tra i siti o verso il deposito nazionale o verso altri impianti di trattamento, stiamo pensando anche all'utilizzo di sistemi di posizionatori GPS in modo da garantire la piena tracciabilità e sapere esattamente ogni singolo oggetto che noi abbiamo in gestione dove è in quel momento, sia dentro che fuori i nostri siti. Quindi in generale quello che noi dobbiamo implementare per poter sviluppare questa parte di sistema è un'interfaccia tra il nostro sistema e con barcode reader, con QR reader, con RFID reader, così come con la gestione proprio anche delle stampanti di barcode, in modo che sia possibile, o di QR code, oppure i sistemi che caricano o implementano i dati dentro un RFID. In questo modo noi possiamo dal nostro sistema produrre i nostri tag e poi poterli leggere ed acquisire, in modo da avere un pieno posizionamento e una piena conoscenza di tutto quello che abbiamo in gestione. Noi pensiamo di sviluppare il sistema in tre fasi. La prima fase è in corso e riguarda di fatto lo sviluppo della parte base dell'applicativo, più ovviamente lo sviluppo della modifica di tutte le linee guida correlate con la gestione delle informazioni. C'è una fase 2 che è invece quella che stiamo di fatto lanciando con questa call, ed è appunto lo sviluppo l'inizio almeno dello sviluppo dei bridge, che prevede anche poi dopo nella sua evoluzione anche il completamento dell'applicativo e l'elaborazione di nuove linee guida, procedure, in modo da ottimizzare tutti i processi, per poi arrivare ad una fase 3 che prevede un completamento dei bridge e un completamento anche di tutti quanti i collegamenti con gli altri sistemi di posizionamento per la movimentazione e il trasporto dei nostri oggetti, e quindi una revisione
finale di tutte quelle che sono le procedure e le linee guida. Nella prima fase di sviluppo, quello che noi andiamo a sviluppare è appunto, sono tre parti più importanti, che sono tre aree informative più rilevanti per le nostre attività. Così come tutta una serie di elenchi definiti sulla base di normative e sulla base di standard internazionali e delle procedure. Le aree informative sono strutturate in modo da avere almeno una tabella complessiva di tutte le informazioni degli oggetti e quindi poter permettere una completa conoscenza del nostro inventario in maniera aggiornata puntualmente o per ogni processo che poi viene eseguito, quindi non soltanto periodicamente, ma all'esecuzione di ogni singolo processo. E poi ci sono una serie di altre funzionalità generali che sono state sviluppate all'interno del sistema. In una visualizzazione grafica di tutto il sistema che noi stiamo sviluppando, quello che vedete sono appunto delle aree informative, quelle in nero sono quelle sviluppate in maniera piena, quelle in cerchiate in blu sono quelle invece che sono solo parzialmente sviluppate. Quelle di fatto quindi parzialmente sviluppate sono quelle appunto, come abbiamo potuto vedere da questa slide, sono quelle relative alla fase processi, alla fase sistemi e componenti di impianto e alla fase di import-export dei dati. Ci sono appunto delle fasi successive che prevedono anche l'implementazione di nuovi indici di performance, sia sulla produttività che sulla compatibilità ambientale, e quindi permettono poi dopo di meglio identificare quelle che sono le qualità del processo di gestione dei rifiuti e dovrebbero permettere in maniera più solida di mantenere anno per anno tutte le certificazioni anche di compatibilità ambientale per tutti i nostri siti. L'architettura generale prevede che questo sistema sia di fatto un sistema distribuito tra i siti, sui siti, quindi perché ogni sito ha i suoi dati. E quindi questo vuol dire che poi dopo anche tutti i sistemi di bridge dovranno essere distribuiti sui siti e quindi permettere a ogni sito di acquisire le informazioni necessarie per poter gestire tutti i processi e per potersi interfacciare con tutti i sistemi presenti sul sito. Diamo un pochettino un ordine di grandezza a questo nostro, al sistema informatico e quindi alla sua estensione. Noi pensiamo che il nostro sistema, il sistema informatico centrale, debba gestire un ordine di grandezza di 10 alla 7 record per ognuna delle aree che noi stiamo sviluppando, quindi sia per quanto riguarda gli oggetti radioattivi, sia per quanto riguarda i contenitori, i depositi e altro. E che sia possibile anche inserire dentro questi record informazioni documentali, quindi PDF, DOC, DVG, che ci sia un simultaneo accesso di 30 utenti, fino a un 30 utenti, e che ci sia una distribuzione territoriale su almeno nella fase iniziale su 10 differenti siti. Questo è quanto noi appunto stiamo sviluppando e quindi anche tutto il sistema di interfaccia e di bridge dovrà tenere conto di questi elementi per poter garantire poi una piena funzionalità di tutto il sistema. In questa seconda fase di sviluppo noi dovremo fare in modo di completare questa parte in azzurro e quello che stiamo lanciando oggi, sviluppare il bridge di interfaccia. I bridge di interfaccia devono permettere di interfacciare sia l'aggiornamento dati, sia la creazione di nuovi record, quindi anche la creazione di record sugli oggetti radioattivi, che interfacciare tutti i processi, e questo deve poterci permettere di acquisire le informazioni in maniera automatica e quindi poter seguire tutte le modifiche del dato dalla macchina direttamente al sistema informatico e quindi avere un aggiornamento ancora più veloce della situazione di gestione dei nostri oggetti radioattivi. E con questo
e con questo ho concluso la presentazione. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Io credo che tu sia stato molto chiaro, perché comunque l'argomento chiaramente non è facile, ma la spiegazione è stata ampiamente esaustiva. È chiaro che poi le startup che dovranno in qualche modo riconoscersi in quello che tu hai detto, o comunque sapranno dove poter integrare, come dire, inserire il loro progetto, se dovessero poi avere necessità di ulteriori chiarimenti, l'avete detto, siete assolutamente a disposizione di tutti coloro i quali volessero ulteriori spiegazioni rispetto a una piattaforma che adesso vi facciamo vedere molto rapidamente, perché poi avrete modo di consultarla strada facendo. La piattaforma che noi abbiamo messo a disposizione è questa, la trovate all'indirizzo openinnovation.sogin.it. Oggi è la giornata di apertura di questa piattaforma, all'interno della quale voi potete trovare tutte le spiegazioni e qualche slide ve la raccontiamo proprio adesso. Mi permetto solo di fare una brevissima digressione su Digital Magics, andrò rapidissima sperando che insomma ci conosciate già, ma per darvi qualche aggiornamento sul perché poi Sogin ha scelto lavorare con Digital Magics. Ovviamente ringraziamo Sogin perché è un'opportunità che ancora una volta diamo alle startup, e per Digital Magics le startup sono il cuore, nel vero senso proprio della parola, del nostro mestiere. Siamo un incubatore, abbiamo 69 partecipazioni attive, vediamo 1500 progetti ogni anno e mettiamo a disposizione sia delle startup che delle aziende, come nel caso di Sogin, la nostra esperienza, il nostro know-how. Abbiamo un business model che, come vedete, ha proprio al centro le startup. Parliamo ovviamente per noi il Digital Made in Italy, quindi tutto ciò che rappresenta il bello e il ben fatto, quando anche si parli appunto di tecnologia avanzatissima come quella che vi ha raccontato Flaviano Bruno o Fabrizio Speranza prima, per noi è Made in Italy. Abbiamo dei progetti, dei programmi, delle metodologie che mettono nelle condizioni sia le startup che le aziende di poter collaborare. Nella fattispecie, parlando di Open Innovation, abbiamo programmi di accelerazione e call dedicati a seconda chiaramente degli obiettivi. Ovvio che il tema delle competenze è un tema che sta a cuore tutti. Quando si parla di innovazione inevitabilmente si parla anche di competenze, e noi facciamo anche una sorta di formazione, diciamo, sia alle startup in termini di mentorship, per usare una parola sola, sia chiaramente alle aziende, quando insieme dobbiamo costruire un progetto che possa essere raccontato e possa essere di interesse per le startup, come proprio nella giornata di oggi. Siamo un incubatore, quindi selezioniamo progetti, startup, team, circa l'1% sui progetti che vediamo ogni anno. Abbiamo investito fino ad ora 30 milioni di euro in coinvestimento, con 70 milioni di euro investiti da altri investitori. Con in dotazione anche un asset class molto interessante, che è quella di Tamburi Investment Partner, che è il nostro principale azionista. Questo è il nostro portfolio, ma non mi voglio assolutamente dilungare, se non per dire, come dire, per spezzare una lancia nei confronti delle startup e delle PMI innovative, perché stiamo parlando di un fatturato aggregato, un valore della produzione di 1 miliardo e 200 milioni di euro, quello di tutto l'ecosistema delle startup. Per quello che ci riguarda, siamo quasi a 80 milioni di euro di fatturato aggregato delle nostre partecipate. Si è parlato di blockchain, quindi sono felice di potervi raccontare che anche noi abbiamo intercettato chiaramente
questo così, diciamo che lo definisco fenomeno in maniera impropria, ma per essere rapida con le slide che vi raccontano, diciamo, una nostra competenza a 360 gradi su tutto il digitale, compresa chiaramente tutto ciò che in qualche modo è intelligenza artificiale, blockchain, tutta la tecnologia che è un po' trasversale rispetto ai vari mercati e settori. Altra cosa che noi amiamo e ci piace, come dire, sottolinearlo, perché ci abbiamo riflettuto un po' e abbiamo trovato questo neologismo che è construction. Noi con Sogin non vogliamo fare disruption, vogliamo fare construction, nel senso che è arrivato dal nostro punto di vista il momento di davvero collaborare con le aziende, anche con aziende così sofisticate come Sogin, che hanno perfettamente compreso il valore dell'innovazione esterna, quindi fanno della grandissima innovazione all'interno della loro azienda, chiaramente, ma sono anche consapevoli che la collaborazione con startup o PMI innovative può generare valore aggiunto spesso in maniera molto rapida, molto efficace e molto efficiente. Quindi noi l'abbiamo definita construction, perché non si parla più di come dire, distruggere mercati, ma si tratta di costruire insieme valore aggiunto. Abbiamo fatto più di 70 progetti di Open Innovation e quindi vorrei, come dire, lo dico per rassicurare tutte le startup che magari ancora non hanno approcciato questa opportunità che sta sotto questo cappello, no, di Open Innovation, ma che mette nelle condizioni le startup di avere un enorme vantaggio competitivo, quello di avvicinarsi alle aziende come Sogin in maniera rapidissima. Oggi abbiamo dedicato 2 ore per cercare di spiegare nella maniera più concreta possibile quali sono gli obiettivi che si sta ponendo Sogin e qual è la volontà di lavorare, come vorrebbero lavorare con le startup. Io rapidamente cerco di circoscrivere un po' invece la Call for Innovation così come l'abbiamo organizzata per Sogin. Quindi stiamo parlando di una timeline che termina il 14 di ottobre, giornata in cui ci sarà l'Innovation Day. All'interno, diciamo, di questa apertura e chiusura abbiamo anzitutto la fase di application che termina appunto il 26 di luglio, quindi avrete 39 giorni e credo a questo punto circa 7 ore, perché abbiamo anche un countdown a disposizione, per fare application con le regole e le condizioni che già in buona parte Fabrizio Speranza vi ha spiegato. Il 23 settembre poi sarà la giornata in cui verranno selezionate, quindi sperando che arrivino moltissime application come tipicamente succede quando si fanno queste call for innovation così interessanti, ci sarà una selezione di 10 progetti. Quindi ne arriveranno 100, ne verranno selezionati 10 e a questi 10 verrà comunicato il fatto che sono state selezionate e che sono invitate appunto il 14 ottobre all'Innovation Day per presentare il loro progetto. A chi si rivolge? È stato in parte già detto, ma cerchiamo sottolinearlo ancora una volta. Stiamo parlando di un target che sono le startup, ma anche le piccole e medie imprese innovative, che chiaramente possono proporre nuove soluzioni nei processi di gestione dei rifiuti radioattivi, nella loro pianificazione, nella verifica dei risultati ottenuti e nella logistica. In particolare, ci si aspetta che vengano fatte application e quindi proposte delle soluzioni nei 3 ambiti che anche Flaviano Bruno ha raccontato prima: bridge di interfaccia, quindi acquisizione delle informazioni raccolte dalle interfacce di diversi sistemi coinvolti nei processi di smantellamento e di gestione dei rifiuti, da poter integrare nella piattaforma di cui ampiamente ha parlato Flaviano Bruno, Igor. Sistemi di posizionamento, informazione sulla posizione indoor degli oggetti a supporto della pianificazione e del monitoraggio della logistica interna. La sicurezza dei lavoratori, quindi tutta la parte anche di smart monitoring per l'automazione dei processi operativi, quali il controllo dei rifiuti e della classificazione.
Abbiamo anche inserito delle keyword. Queste stesse keyword, anticipo, le trovate all'interno della piattaforma o del sito che dir si voglia. Quindi trovate tutte le informazioni che possono aiutarvi a riconoscervi, tra virgolette, all'interno di quelli che sono i requirement del progetto. Quindi sono delle keyword che in qualche modo crediamo possano essere d'aiuto nel momento in cui deciderete se fare application e in che termini fare application. Del fatto che bisogna iscriversi all'albo fornitori ne ha parlato in maniera molto chiara Fabrizio Speranza prima. Abbiamo capito che ci sono 39 giorni anche da questo punto di vista, cioè l'importante è che a chiusura della call, cioè il 26 di luglio, siano state fatte tutte le procedure che sono state estremamente semplificate per poter iscriversi all'albo dei fornitori. I criteri di selezione. Beh, le startup in qualche modo credo che si possano riconoscere, perché sono criteri di selezione che tipicamente devono, noi per esempio in Digital Magix teniamo molto conto di alcuni di questi fattori. Sono 5 i fattori e sono 10, ripeto, le startup che verranno selezionate. Quali sono questi fattori? Beh, io parlo del più importante, almeno dal mio punto di vista, il team. Sicuramente il team, è chiaro che poi sono stati dati anche dei pesi rispetto, no, a come verranno poi giudicati i progetti che verranno analizzati. Certamente il team è fondamentale, il livello di innovazione chiaramente del progetto, il livello di scalabilità e di integrazione, la fattibilità del progetto e le prospettive a medio e lungo termine del progetto stesso. Ci sarà una bellissima giornata il 14 di ottobre, come vi anticipavo, l'Innovation Day, nel quale le 10 startup PMI innovative che sono state selezionate presenteranno di fronte alla giuria di Sogin, e quindi il top management, le persone che in parte avete conosciuto già oggi e in parte conoscerete anche il 14 di ottobre, che fanno parte proprio della giuria, cioè del gruppo di persone che all'interno di Sogin si occuperanno proprio di decretare, selezionare attraverso i criteri che vi abbiamo anticipato poc'anzi le startup selezionate. Cosa si vince? Beh, intanto si vince, diciamo, il vincitore ha diritto ad un premio in denaro di 12.000 euro, che è un bel premio, tanto per incominciare. Inoltre, chiaramente non è il premio, come dire, il punto di arrivo di Sogin, il punto di arrivo è la possibilità sviluppare alcune delle soluzioni che verranno proposte, che saranno selezionate, quindi dal vincitore chiaramente, e di integrarle all'interno della propria offerta di prodotti e servizi. Quindi una attività, una sinergia, un inizio di una collaborazione molto importante, lasciatemi dire, per chi supererà diciamo la selezione e si aggiudicherà il premio finale. Questo è, diciamo, in estrema sintesi, il progetto, che la Call for Innovation che abbiamo organizzato per voi. Se ci sono delle domande, ripeto, abbiamo stabilito una fascia, diciamo, di tempo di una ventina di minuti circa, ma credo che a questo punto dovremmo anche un po' stringere perché siamo andati un po' fuori tempo. La promessa è che risponderemo assolutamente a tutte le domande che ci sono state fatte. Introduco a questo punto i miei colleghi che si occupano della moderazione e chiedo a loro, a questo punto chiedo ad Alfredo La Rosa, a Valeria Martinetti e a Marco Sabatini, che sono responsabile Information and Communication Technology di Sogin, Alfredo La Rosa,
Marco Sabatini è il responsabile delle media relation e Valeria Martinetti, che è la mia collega, che si è occupata in primis di organizzare il progetto, la call, ed è la nostra project manager. Quindi, se ci sono delle domande, vi prego, colleghi, è il momento di tirare fuori dal cilindro e delle Q&A che abbiamo ricevuto qualche domanda o qualche risposta. Vi lascio la parola. Grazie Laila. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Io sono Marco Sabatini, sono appunto responsabile Media Relations del gruppo di Sorgin e appunto parlo a nome anche degli altri due coordinatori. Diciamo che mi vedete? Tutto ok. Dunque, tutto perfetto Marco, perfetto. Grazie. Benissimo. Allora, le domande speriamo che porti bene, sono 13 al momento, quindi insomma un buon inizio. Io adesso, se riusciamo, se siete bravi, ma insomma come so che siete, forse riusciamo a rispondere a tutte, perché alcune hanno anche risposte molto veloci, immagino. Allora, io comincerei, vado in ordine proprio temporale di come sono arrivate. Fabio Ferrari, per esempio, ci chiede se sono accettate aziende con sede non in Italia. Non so se vuole rispondere Laila rispetto al regolamento. Fabrizio. Provo a rispondere io. Sì. Per essere la sede, credo che poco importi, credo che debbano essere iscritte, non credo, sono sicuro, devono essere iscritte agli elenchi PMI e startup innovative delle Camere di Commercio. Ora, se questo perché è il prerequisito di iscrizione all'albo, se l'essere, avere una sede all'estero consente di avere questa iscrizione e la hanno, nulla osta. Okay. Esattamente, esattamente così. E comunque nel regolamento lo trovate specificamente indicato che devono essere iscritte all'albo startup, l'apposito albo startup e PMI innovative. Ok, passo alla seconda domanda e vado proprio in scaletta. Dunque, Francesco Fiore ci chiede: vorrei sapere se sulla blockchain c'è spazio per proposte di progetto o se avete progetti in corso e quindi questa non è un'area di interesse. Flaviano, vuoi rispondere tu, Flaviano Bruno? Sì, posso rispondere io tranquillamente. Noi abbiamo già in corso, questa è un'attività che comprende anche la blockchain, quindi su questa area non abbiamo necessità. Ok, ok. Poi una terza domanda, siamo una startup italiana, loro sono appunto in forma anonima, scrivono, ma il team è sparso in Europa, nel caso in cui venissimo selezionati, viene richiesto un trasferimento presso gli uffici Sorgin? No, benissimo, perfetto, abbiamo risposto. Quando chiuderà la piattaforma? Un'altra domanda, vogliamo ricordarlo. Allora posso rispondere io, la Prego. Piattaforma chiuderà il 26 luglio, sì. Entro questa data devono pervenire tutte le iscrizioni. Benissimo, poi un'altra domanda, questo chiede il livello minimo di maturità richiesto per il servizio che si propone, perché loro sono un'azienda appunto in fase di sviluppo, attualmente siamo in fase di sviluppo, ma immagino che voglio dire possano partecipare. Allora mi permetto di rispondere io, con solo una parola che spero sia esaustiva, non ci aspettiamo di ricevere delle PowerPoint company, nel senso che ci aspettiamo di ricevere dei progetti che sono già avviati, poi è chiaro che l'opportunità è proprio quella magari di riuscire a completare il progetto proprio grazie alla partnership che eventualmente si potrà fare con Sorgin, però non possono essere poco più che idee perché naturalmente non vengono selezionate. Ok, senti Laila, forse questa anche per te, non so, il sistema è chiuso o sono state sviluppate delle API con cui è possibile interfacciare? No, questa per me è una risposta che esatto, questa è più per Flaviano. Sì, no, io penso, ho fatto più. Allora, scusate, questa è una risposta credo proprio sull'architettura informatica, sì, del sistema, esatto, Igor. Esatto. Quindi penso che Alfredo
sia il più dedicato, il più adatto, perché allora, con Alfredo vai, abbiamo, scusate. Allora rispondo io, provo a rispondere io. Mi vedete? Ok, ecco, ho preso la linea. E il sistema non è un sistema chiuso, però attualmente quello che stiamo sviluppando non ha delle API già pronte. Sicuramente gli strumenti che noi utilizzeremo e utilizziamo, che dovranno appunto interfacciarsi con i bridge che dovranno essere sviluppati, hanno già delle API, in alcuni casi predisposte da alcuni fornitori, in alcune sono proprietarie e in alcune sono aperte. Ecco, quindi il caso è molto variegato, diciamo gli strumenti hanno situazioni, siccome gli strumenti sono molto diversi, il bridge serve proprio per interfacciare gli strumenti all'applicativo informatico, ci possono essere casi diversi. Il nostro applicativo attualmente non è chiuso, ma non ha delle API predefinite. Spero di essere stato chiaro poi. Ero anch'io. Poi qui c'è un'altra domanda, sempre, anzi ce ne sono due di Anonymous, non so se sia lo stesso interlocutore, ci chiede: una volta caricati i documenti sulla piattaforma possono essere modificati? Immagino che... Sì, allora, rispetto a questo, se hanno intenzione di modificare i documenti ci devono avvisare, perché in realtà quando il pitch e tutta l'iscrizione è chiusa, però faremo in modo, interveniamo ovviamente per non so, aggiungere delle cose, ovviamente deve essere entro la data 26 luglio. Benissimo. Poi io qui mi sentirei di rispondere io sì, nel senso che se ci chiedono se possono ricevere le presentazioni che abbiamo mostrato oggi, ma direi assolutamente di sì, quindi la diamo per risposta. Roberto invece ci scrive: all'interno del processo di application viene richiesto di inserire un possibile business case su Sogin? Riguardo questo può essere molto utile nella parte del pitch, nel senso che se la diciamo competenza della startup in qualche modo viene calata e personalizzata, se così si può dire, su Sogin, direi che è un grosso vantaggio. Ok, benissimo. Un'altra domanda: viene richiesto di presentare una demo per essere selezionati, in questo caso è possibile avere la documentazione tecnica sulle interfacce esposte al pubblico? Non so chi vuole rispondere di voi. Forse sempre Alfredo, non lo so. O Alfredo o Flaviano, sì. Alfredo, non ti sentiamo? Audio, Alfredo. Sicuramente la proposizione di una demo consente ovviamente di avere una verifica maggiore di quello che si sta proponendo. È chiaro che qui si parla di idee, di progetti, quindi una demo presuppone ovviamente lo sviluppo completo di un qualcosa. Quindi per quello che prevede diciamo la nostra goal, diciamo cerchiamo soluzioni tecnologiche, prototipi e idee. Se corredati da demo, diciamo è un valore aggiunto sicuramente. Benissimo. Poi la prossima domanda invece di un giornalista di Energia Oltre, che è una testata che insomma ci segue il settore dell'energia e dell'ambiente, che ci chiede, Alessandro Sperandio: le soluzioni nei processi di gestione dei rifiuti radioattivi, quindi nella loro pianificazione, nella verifica dei risultati ottenuti e nella logistica, che verranno scelti nell'ambito della call, potranno avere anche sbocchi commerciali o di best practice anche sui mercati internazionali? Ovviamente con il nostro supporto come Sogin. Direi che potrebbero, potenzialmente possono averlo, Flaviano, no? Potenzialmente sicuro, diciamo, va tenuto presente però che qui i bridge e i sistemi di interfaccia che noi chiediamo si interfacciano con il nostro applicativo e con il nostro core, sistema core, quindi in realtà è semmai è l'insieme che può avere un mercato fuori. Ok, questa è una domanda invece credo forse più per Fabrizio Speranza: le PM innovative che si sono già qualificate come fornitori Sogin possono comunque partecipare? Ovviamente sì. O debbono passare dall'albo? Ovviamente sì, l'importante è che ce lo segnalino.
se si iscrivono anche all'altra sezione ci fa piacere. diciamo, è sicuramente fa più ordine per magari non per questa specifica attività, perché qui appunto basta essere iscritti a una porzione di Albo Sogin, però diciamo credo che potrebbe essere utile anche a loro essere iscritti anche nella sezione dedicata, perché ci saranno altre cose che faremo attraverso la sezione dedicata, quindi poi la visto che stiamo parlando con PMI che sono già iscritti al nostro albo e che quindi conoscono come funzionano gli acquisti nel codice degli appalti, una gara ad albo è chiaramente, che avete sentito nominare diverse volte per chi è iscritto all'albo Sogin, è una gara fatta su quella porzione d'albo, d'accordo? Quindi se non stanno su quella porzione d'albo perdono quell'opportunità, quindi migrerei anche, se fossi loro, anche con calma, ma migrerei anche dentro la sezione per le PMI e le startup innovative. Ok, allora le domande nel frattempo che Fabrizio Speranza rispondeva, sono arrivate una serie di altre domande, adesso cerchiamo, abbiamo un po' di tempo, forse riusciamo a rispondere a tutte, ne abbiamo altre 7-8. Allora Stefano Coluccini della KNRFID ti chiede se sono di interesse application su tecnologia RFID. E qui posso rispondere io e posso dire che sì, certamente sì. Ok, perfetto. Giovanni ci chiede, per il processo di iscrizione, nel caso avessimo problemi, possiamo contattare la mail fornita? Ovviamente direi di sì. Quale tipologia di... Ecco, questo invece, quale tipologia di blockchain usate, chiede Saverio? Su questo forse farei un po' chiarezza, Flaviano. Diciamo che in realtà l'uomo della blockchain dentro Sogin è Fabrizio, quindi penso che sia lui a poter spiegare Fabrizio, bene. Sì, certo. Fabrizio. Sì, ecco, un attimo, eccomi. Allora, usiamo una pubblica permissionless e quindi siamo, diciamo, proprio sul pubblico, ecco, ok? Ok. Senti, sempre per te, un giornalista invece di Quotidiano Energia, Giampaolo Tarantino, ci chiede quali sono i vantaggi e il valore aggiunto della tecnologia blockchain in questo settore e può essere utilizzato da Sogin anche per altri progetti specifici, la tecnologia blockchain? Cerco di essere breve per cercare di far fare anche le altre domande, però insomma la risposta è un po' complessa. Allora, credo che i due principali vantaggi sono intanto quello che ha sottolineato anche Laila prima parlando della blockchain, cioè noi facciamo un mestiere complesso, a grande impatto sulla salute e sulla sicurezza. La blockchain può essere considerata certamente una certificazione di terza parte, mettiamola così, qualcosa che un non ente che però ci dice che le cose sono state fatte in un certo modo, quindi questo è il primo grande vantaggio, cioè la parte di trasparenza e di confidenza da dare a tutti i nostri interlocutori, a tutti i nostri shareholder e stakeholder, d'accordo? A tutti i livelli, parlo dal cittadino all'istituzione, all'ente di controllo. Questo è il primo grande vantaggio. Il secondo vantaggio è un po' più, diciamo, tecnologico e lo provo a descriverlo così. Aver dei dati, seppur in asci blockchainati, è come avere un layer diverso di possibilità di sviluppo di cose. La dico un po' meglio. Se dovessimo mettere a disposizione i dati che noi abbiamo, dovremmo fare delle applicazioni, quindi volessimo dare, che ne so, la lettura di alcuni parametri ad alcuni cittadini, ai comuni, a chiunque sia, dovremmo portare i cittadini direttamente dentro i nostri dati. Poterlo fare sul layer blockchain e quindi fuori da quello che è il nostro perimetro, ma comunque dentro lo stesso dato, anche se in storage diverso e in formato diverso, ci consente di pensare di fare di questi dati applicativi che in altri modi non sarebbero mai possibili. Credo che queste siano i due vantaggi maggiori.
Ok. Poi spero che Giampaolo Tarantino sia soddisfatto, eventualmente può mandare un'ulteriore domanda di chiarimento. Abbiamo poi invece Daniele, come viene inquadrata la robotica nel sistema appena descritto? Chi vuole rispondere? In questo caso posso rispondere io, come ha detto Fabrizio, noi in questo momento non inquadriamo la robotica per questa call, però abbiamo già delle idee per cui diciamo, pensiamo in un breve futuro di poter lanciare delle altre call che riguardano l'ambito della robotica, quindi è per quello che abbiamo fatto di fatto quattro differenti albi che coprono tutto quello che è l'ambito dell'innovazione. Ok, invece questa forse è una domanda per Valerio o per Laila, c'è Lorenzo Di Berardino della Apio SRL che è un ex startup, loro sono ormai attivi da più di 6 anni e si stanno iscrivendo al registro delle startup innovative, quindi ci chiedono qualora la call termini prima della loro iscrizione al registro PMI saranno esclusi dalla call? Devono essere o nel registro delle startup innovative o nel registro delle PMI innovative. Non ci sono, come dire, delle vie di mezzo da questo punto di vista, quindi devono formalmente essere iscritti da una parte o dall'altra. Ok. Ok. Poi, ok, grazie Laila. Poi Giovanni Bitti chiede, sono di vostro interesse assistenti vocali capaci di supportare i tecnici in campo? Chi vuole rispondere? Beh, a questa posso rispondere io. Noi attualmente non abbiamo pensato all'utilizzo di assistenti vocali, diciamo, non ci interessa in questo momento questo specifico settore. Ok, grazie Flaviano. Poi c'è Marco, sono di interesse soluzioni volte al monitoraggio, assistenza e sicurezza degli operatori stessi? Non so, Flaviano. Sì, no, in questo caso no, per quanto riguarda queste soluzioni sì, sono sicuramente di interesse, ma già lo stesso il discorso del posizionamento indoor o il discorso dello smart monitoring sono finalizzate esattamente alla sicurezza degli operatori stessi, agli operatori in campo. Benissimo, abbiamo la 23esima e forse ultima domanda, non mi sembra che ne stiano arrivando altre, è di Stefano Terna quest'ultima domanda, sono di interesse tecnologie edge di telemetria e trasporto dei dati dai macchinari di trattamento al sistema Igor, oppure sono già coperte dai fornitori dei macchinari? Questo sempre per te Flaviano. Telemetria che intende? La velocità di trattamento? Non saprei. Che dovremmo chiedere a Stefano Terna se è in collegamento. Se diciamo che a noi sicuramente, interessa trasferire dai macchinari di trattamento rifiuti le informazioni del materiale trattato e della quantità e dei risultati, che posso dire, per esempio della massa di trucioli durante le fasi di taglio e quindi separare i dati dei trucioli rispetto ai dati della massa originale, però non so se questa sia tecnologia edge o telemetria. Non lo so. I macchinari di trattamento rifiuti non quello che hanno sistemi di pesa, sistemi di posizionamento, sistemi telemetria, Non abbiamo queste necessità, non mi sembra che sia proprio specifico il sistema di telemetria. Poi, certo. L'altra domanda è arrivata ora da Sandro Bovelli della Synthetic. Sono di interesse applicazioni di predictive maintenance? Laila, vuoi rispondere tu? Prendo di sì col capo, però. Però Flaviano e Fabrizio confortatemi, secondo me sì. Diciamo che quello che noi diciamo potrebbe essere un'evoluzione sicuramente del sistema, perché noi diciamo quello che abbiamo per esempio sui nostri depositi è tutta un'informazione relativa a tutti i sistemi che sono all'interno del deposito e quindi potrebbe essere di interesse avere un sistema di predictive maintenance, però non attualmente integrato in questa fase di call.
Allora, io direi una cosa, Marco, se mi consenti. No, se ce n'è ancora una, diamo spazio. Sì, ce n'è ancora una. Ok. Ce n'è ancora una, anzi, più che una, c'è un chiarimento sulla domanda precedente. Telemetria, ecco. Acquisizione dati. Allora, la telemetria intesa come acquisizione dati. Sì. Ok. Allora, Laila, abbiamo concluso le domande, sono 25 quelle arrivate, che mi sembra un buon numero. Un ottimo numero, innanzitutto grazie Marco per esserti prestato. Grazie anche a Valeria Martinetti e Alfredo La Rosa che insomma hanno con me collaborato a gestire lo spazio delle Q&A. Un saluto a tutti e in bocca al lupo ai partecipanti. Un saluto. Grazie anche ad Alfredo, grazie a tutti. Io intanto lasciatemi commentare, abbiamo avuto tantissime persone collegate e da quello che si evince da tutte le domande anche tantissime startup che sono interessate al progetto, quindi ci aspettiamo di ricevere le application e siamo comunque, torno a dirlo, sempre a disposizione, perché se sono sorte tutte queste domande nell'arco di così poco tempo, mi immagino che nell'arco delle prossime settimane ne sorgeranno molte altre e quindi ancora una volta a disposizione, perché siamo una squadra, abbiamo lavorato davvero molto bene come una squadra e quindi ringrazio tantissimo tutti i colleghi, li chiamo proprio colleghi perché abbiamo fatto team per costruire questo progetto di Sogin, oltre ovviamente a ringraziare i miei colleghi di Digital Magics, e lasciatemi ringraziare, prima di dare la parola a Fabrizio, cui chiedo di fare le conclusioni, a tutti coloro che ci hanno seguito, a tutti i giornalisti che si sono interessati a questo progetto così interessante e iniziamo, perché questa è la giornata di inizio e quindi ci risentiremo e ci vedremo sicuramente nelle prossime settimane. Fabrizio, a te le conclusioni, grazie ancora. Non ti sentiamo. Intanto vi ringrazio anch'io per la partecipazione. Colgo l'invito di Laila a continuare a interloquire, perché sicuramente la call è complessa, perché poi siamo un mondo complesso, lo sappiamo, facciamo un mestiere complesso, ma fate tutte le domande e sarete accontentati sulle vostre curiosità e approfondimenti. Ma soprattutto, anche se vi abbiamo risposto che non c'è in questo momento una particolare attenzione alle cose che avete domandato, non sparite, nel senso, iscrivetevi veramente all'albo, perché le cose che abbiamo da fare sono moltissime per noi. Questa call è la prima di una serie di cose che vogliamo intraprendere, ma è anche proprio uno strumento per entrare in contatto con voi. Quindi se avete qualcosa, iscrivetevi, poi vedrete che prima o poi la utilizzeremo o proveremo ad utilizzarli. Veramente ringrazio tutti, ringrazio chi ha partecipato, ringrazio i giornalisti, ringrazio tutti i colleghi di Sogin e tutti i colleghi di Digital Magics e credo che siamo partiti nel migliore dei modi. Grazie a tutti e arrivederci. Saluti.